Ancora un investimento in piano centro, questa volta a loga di pranzo a Lucignano, vittima un anziano, le sue condizioni sono molto gravi. Si tratta di un uomo di 80 anni di Lucignano, ha riportato un trauma cranico commotivo. Quando è scattato l'allarme sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Bianca di Monte San Savino che aveva un'ambulanza e medico a bordo. La persona ferita è stata intubata e poi defibrillata sul posto, quindi l'anziano è stato trasferito presso il campo sportivo di Lucignano per essere poi prelevato dall'elisoccorso e portato quindi all'ospedale di Siena delle Scotte. I rilievi sono dei carabinieri. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 19 che va da Lucignano verso la Due Mari, 100 metri prima dell'incrocio con il semaforo che porta in direzione di Regomagno. L'anziano stava arrivando da una stradina laterale. A un certo punto una Fiat Punto di colore grigio stava invece procedendo in salita. A bordo c'era una donna, una cinquantenne. Forse per il sole o forse per altra causa non si è accorta dell'uomo e l'ha investito. Come detto, le condizioni dell'ottantenne sono molto critiche.